Ciao, grandissimi strumenti ragazzi, sono qui a portarvi questo nuovo video. Oggi ragazzi siamo con la seconda parte della top sulle morti più tristi di Assassin's Creed. Ragazzi, per chi non avesse visto ancora la prima parte, vi lascio il link in descrizione, quindi mi raccomando cliccateci, ma vi lascio ora la seconda parte, mi raccomando fatemi sapere sotto nei commenti la vostra impressione con la vostra top sulle 10 morti più triste di Assassin's Creed. Buona visione. In quinta posizione invece troviamo il nostro compare di avventure per i Mari dei Caraibi, che purtroppo anche lui fa una fine brutta per colpa degli inglesi, cioè Edward Thatcher, Barba Nera. In quarta posizione, ragazzi, troviamo Elise. È stato davvero difficile metterla in quarta posizione perché è una morte selezionata in modo tale da renderla molto ma molto triste. No, non puoi. Non da sola. Aspetta! Mi spiace. Alice! No! In terza posizione, ragazzi, abbiamo la morte del nostro primo assassino, cioè Altair Ibn Ahad, che salutò Né il figlio saggezza, e poi soltanto tu, morì. fratello mio. Riposa in pace, Altair. Hai provveduto ai miei libri? Sì, alcuni li abbiamo affidati ai Polo. Gli altri verranno con me ad Alessandria. Bene,
Molto bene. Padre, una cosa non capisco. Perché costruire una biblioteca se non intendete tenere i libri a... Adesso va. Al ritorno dei mongoli, Masyaf deve essere deserta. Capisco. Non è affatto una biblioteca. È una cripta. Deve rimanere nascosta. Al sicuro da mani avide, finché non avrà trasmesso il segreto che contiene. Quale segreto? Va, figlio. Va con la tua famiglia. E vivi con onore. Tutto ciò che di buono c'è in me iniziò con voi, padre. In seconda posizione, ragazzi, abbiamo la morte del nostro assassino nel presente, cioè Desmond Miles, che si sacrificò per salvare l'umanità. 23 dicembre 2012. Capo unità recupero campioni Fisher in riferimento al caso del soggetto 17, Desmond Miles. Il soggetto era deceduto e solo. L'ora della morte risale all'incirca ai primi minuti dopo la mezzanotte, in condizioni favorevoli al recupero di campioni di DNA. Eravamo preoccupati per le possibili interferenze nella cripta, ma data la professionalità del team, abbiamo potuto raccogliere dati utili. Ho personalmente recuperato lo zaino del soggetto e ne ho estratto oggetti interessanti da sottoporre ad analisi. Il soggetto presentava ustioni alla mano destra, così gravi da fonderne le ossa, segni di un trauma da combustione ad alta temperatura. In tutta onestà, non ho mai visto niente di simile prima. Testa, collo e busto erano in buone condizioni. Ho selezionato i migliori agenti per il recupero dei campioni di sangue e saliva. Abbiamo iniziato il prelievo di tessuti e abbiamo recuperato svariati campioni utili. Le analisi e il recupero dei dati sono in corso, ma sembra che la procedura sia notevolmente semplice. Grazie al database Cloud e al lavoro dell'unità recupero campioni 3 dell'Abstergo, l'eredità del soggetto 17 passerà senza alcun danno al campione 17. In prima posizione, ragazzi, non abbiamo il video perché non posso mostrarvelo per motivi di copyright di Ubisoft, ma abbiamo la morte di Ezio Auditore da Firenze, che morì, ragazzi, in un modo sia triste ma molto bello, però sulla cui morte c'è ancora qualche mistero. Infatti Ezio si sposò con Sofia a Venezia, poi tornò in Toscana, da cui ebbe due figli, Flavio e Marcello, e morì poi a 65 anni su una panchina in Piazza del Duomo a Firenze per un attacco di cuore, si dice. Dopo però un incontro, scontro, diciamolo così, con un sembra templare, un ragazzo templare, e le ultime cose che vide
furono Sofia e Flavia, sua moglie e sua figlia, sorridenti.